L'accesso ai farmaci oncologici innovativi rappresenta un problema di estrema attualità sia per i medici sia per i pazienti. Noi ne abbiamo parlato con il dottor Giuseppe Banna a margine di un incontro tenutosi a Milano focalizzato sulle tendenze attuali nel trattamento con i farmaci immuno-oncologici per i pazienti con carcinoma urotiliale metastatico. Tante novità in arrivo per i pazienti con carcinoma urotiliale metastatico. Molte di queste sono già state approvate dall'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA. Ma quali sono le prospettive per i pazienti italiani in termini di accesso a queste terapie innovative? E questa è una bella domanda, è difficile da rispondere perché noi da clinici e da medici vorremmo subito trasferire le innovazioni scientifiche in termini anche farmacologici, non solo di apparecchiature, strumentazioni immediatamente ai nostri pazienti, anche perché i pacienti ormai ci chiedono, si documentano, si aggiornano, guardano su internet e chiedono a noi come poter accedere a questi farmaci. E purtroppo dal momento in cui viene data l'approvazione da parte degli enti regolatori, parlo dell'FDA per quanto riguarda ad esempio gli Stati Uniti e l'EMA per quanto riguarda ovviamente noi europei, a quando poi il farmaco arriva effettivamente al letto del paziente la strada è lunga purtroppo, ed è lunga per varie ragioni, ovviamente è difficile da sintetizzare, ma in ambito italiano, che è l'ambito che ci interessa, perché fondamentalmente esistono 21 sistemi regionali sanitari diversi. Io per esempio appartengo e lavoro in Sicilia ed è una delle poche regioni che mantiene, nonostante tutta la legislazione italiana già prodotta, mantiene ancora i prontuari terapeutici e quindi il farmaco innovativo, prima di essere disponibile per il paziente, deve essere introdotto in questo prontuario terapeutico siciliano, che dovrebbe essere abolito secondo la legge Balduzzi, invece ancora è in essere. E quindi bisogna attendere, una volta già diciamo data la disponibilità da parte dell'AIFA, bisogna attendere che questo farmaco venga inserito nel prontuario terapeutico siciliano. Dopodiché, in seguito a questo inserimento, occorre aspettare altro tempo perché venga fissata in qualche modo anche la modalità di rimborsabilità a livello regionale, e quindi tutto questo allunga moltissimo i tempi. Parlo di non di settimane, parlo di mesi, e in alcuni casi abbiamo avuto casi anche di anni, di allungamento di anni. Quindi quello che noi creiamo è sostanzialmente un sistema che sulla carta è un sistema universalistico, secondo la nostra Costituzione, ma nella pratica è un sistema in cui noi medici ci troviamo a dover spiegare al paziente che esistono delle forti discriminazioni nell'accesso ai farmaci, e le forze di discriminazioni a livello già regionale, per cui alcuni pazienti arrivano a iniziare alcuni trattamenti innovativi in altre regioni dove vengono immediatamente messe a disposizione queste risorse con una mobilità passiva evidente già nella sostanza, e poi cercano di proseguire da noi in Sicilia terapia. Quindi è veramente una cosa alle volte incomprensibile perché è anticostituzionale, contro le leggi dello Stato, e non so perché è continuamente alimentata da una burocrazia che obiettivamente allontana le novità dai pazienti. Quindi diciamo questa è la situazione italiana, una situazione che avverte una grandissima differenza nella velocità, la velocità della ricerca scientifica, la velocità della ricerca clinica, e dall'altra parte la difficoltà a tradurre questa ricerca, anche quando ha chiaramente prodotto dei risultati, in una concreta possibilità per tutti i pazienti senza discriminazioni. Ecco, ma quali potrebbero essere delle possibili soluzioni per superare questi ostacoli e quindi per accorciare i tempi? Ma in realtà alcune soluzioni sono già state prese in considerazione. L'ex ministro alla salute, il ministro Lorenzin, aveva stanziato un fondo per i farmaci innovativi, che è stata una grossa boccata di ossigeno e una grossa opportunità per i pazienti. Sono stati stanziati delle cifre molto importanti, pensate, per la regione Sicilia, ad esempio, io lavoro lì, quindi conosco bene i numeri nostri, sono ben 45 milioni di euro. Purtroppo però questi farmaci e questi fondi non sono stati adeguatamente utilizzati l'anno scorso, per cui parte di questi fondi è stata restituita e utilizzata in altre regioni magari più virtuose. Questa è una cosa assolutamente, ritengo, inaccettabile, ma non perché è accaduto in Sicilia, perché poteva accadere nelle Marche, poteva accadere in Sardegna, non importa, ma perché è accaduta a dei cittadini italiani che fanno parte di un comune nazione e di una comunità europea, diciamo, identica. Quindi questo è veramente inaccettabile, quindi una soluzione c'è. L'altra soluzione, per quello che ho detto prima, è
dar seguito alla legge Balduzzi in tutte le regioni, eliminare questi prontuari terapeutici regionali che non servono a niente e allontanano la ricerca, l'innovazione, la cura dai cittadini, dai pazienti.